Buongiorno a tutti. Nell'edizione di oggi affronteremo tre temi in particolare: lo spread, che ancora una volta è protagonista; in secondo luogo il rialzo dei tassi che si sta materializzando negli Stati Uniti ma anche in Germania; e terzo, l'effetto che la situazione attuale sta avendo sui cambi. In sintesi, un euro in deprezzamento, uno yuan che di nuovo si sta svalutando. Partiamo dal primo tema, lo spread. E diciamo, il livello di tensione sta aumentando, lo spread è ritornato sopra quota 300 e questo ha un po' vanificato quella che era un po' l'aspettativa che avevamo indicato, cioè di un paio di settimane, le prime due di ottobre, all'insegna un po' più di stabilizzazione e di clima più positivo sui mercati. La situazione è andata diversamente in tutta onestà, c'è stato un po' di attesa spasmodica la presentazione della nota di aggiornamento al DEF da parte del nostro ministro Tria, del governo, e poi c'è stata anche la risposta che ha evidenziato un po' di tensioni, frizioni da parte della Commissione Europea. Tutto questo si è materializzato in spread sopra i 300 punti base. Cosa potrebbe a questo punto accadere? Il percorso è piuttosto lungo ancora, abbiamo davanti una decina di giorni ancora di confronti, fino a che poi effettivamente il DEF si tradurrà in una presentazione in termini di linee guida di quella che sarà poi la legge di bilancio della Commissione Europea, e questo accadrà il 15 di ottobre, e successivamente nel vero e proprio disegno di legge che verrà presentato al Parlamento, disegno di legge di bilancio, il 20 di ottobre. Durante questo percorso un eventuale allargamento dello spread, cosa non da escludere a questo punto, potrebbe in qualche modo paradossalmente portare a più miti consigli le due parti, Commissione Europea e Governo, e poi il tutto potrebbe chiudersi con Draghi, la riunione della BCE il 25 di ottobre, se Draghi dovesse rivedere in senso migliorativo, in qualche modo, almeno per quanto riguarda i BTP, le metodologie di reinvestimento di titoli di Stato. Il prossimo anno scadono ben 180 miliardi di titoli di Stato complessivamente da reinvestire. Tema invece, il secondo tema, il rialzo dei tassi negli Stati Uniti. Perché si sta verificando? Da un lato l'indicazione di Powell, che sta indicando la possibilità che i tassi, alla fine i tassi di riferimento si posizionino sopra il livello del 3% e non sotto, quindi sopra quello che è il cosiddetto livello di neutralità, ma dall'altro forse anche le vendite che stanno, dico forse perché insomma, si tratta di ipotesi, avremo i dati fra un paio di mesi per certificarlo eventualmente, c'è vendita di treasury da parte della Cina, perché in questo caso potrebbe essere effettuato soprattutto questo tipo di comportamento per pressare gli Stati Uniti affinché non dichiarino alla Cina currency manipulator, cioè manipolatore dei cambi. Questo report, questa dichiarazione verrà effettuata, se sì o no, in qualche giorno intorno al 14 di ottobre. Quindi la Cina sta pressando. Portare i tassi su significa potenzialmente indebolire le borse e creare pressione su Trump, visto che manca un mese alle prossime elezioni di medio termine. Le tensioni in area euro si stanno poi, terzo tema, riverberando sul cambio. L'euro sta progressivamente deprezzandosi verso dollaro. In parte appunto per le tensioni in area euro potrebbero ancora i prossimi giorni essere interessati da un deprezzamento dell'euro, ma almeno nel breve in area 1,13, 1,14 il movimento potrebbe fermarsi, se ovviamente il tutto poi si chiuderà di fatto con, diciamo, una mediazione tra due contendenti, Commissione e governo italiano. Dall'altra parte lo yuan si sta deprezzando e qui la Cina potrebbe intervenire in maniera più massiccia per cercare di farlo non deprezzare troppo, perché fino a un certo punto bilancia l'effetto negativo dei dazi, ma oltre un certo livello, quando si avvicina troppo alla fatidica quota 7 yuan verso dollaro, oltre quel livello, lì le cose peggiorano anche per le aziende cinesi che sono indebitate in parte in dollari. Potrebbe esserci un allargamento dello spread, ma paradossalmente propedeutico a portare le due contendenti a più miti consigli, il governo italiano e la Commissione Europea, con poi l'intervento di Draghi che potrebbe fare la chiosa finale il 25 di ottobre. Dall'altra parte un euro che nel frattempo potrebbe temporaneamente deprezzarsi, e terzo, potremmo essere vicini alla fase finale del rialzo dei tassi negli Stati Uniti, fino a quando non vedremo almeno se questa disputa, in questo caso un'ulteriore disputa Cina-Stati Uniti, che tipo di conclusione avrà sul tema appunto manipolazione o no dei cambi. Nel frattempo, come sempre, buon caffè a tutti!